E allora dopo 37 anni torna a Jesi il Giro d'Italia. Nella città di Federico II è stato collocato l'arrivo della 10ª tappa partita da Pescara. Gli sportivi hanno attraversato la costa abruzzese e parte della costa marchigiana prendendo poi le strade interne. Il giro ha infatti toccato Montelupone, Recanati, Montefano, Filottrano, Santa Maria Nuova, Mazzangrugno per poi arrivare qua dove siamo noi ora in Viale della Vittoria. Una tappa di complessivi 196 chilometri, una tappa divisa in due parti, la prima metà del tragitto tranquilla e la seconda con maggiori difficoltà date anche le numerose salite presenti nel percorso. In omaggio al ciclista marchigiano Michele Scarponi, i ciclisti appunto hanno fatto tappa anche a Filottrano. È importante perché la tappa ritorna a Jesi dopo tanto tempo, quindi è un giorno importante per tutta la città. È stata una bellissima gara, combattuta fino in fondo e serviva, perché per una città come Jesi serviva. Ci aspettiamo Van der Poel, aspettiamo lui, poi dopo se arriva bene, se non arriva arriveranno gli altri, va bene lo stesso. E siamo qua a vedere il Giro d'Italia, a tifare Diego Rosa, mio compaesano, siamo partiti da Cornigliano d'Alba, visto che ha preso la maglia azzurra è giusto che siamo qua. Tifiamo naturalmente anche gli altri piemontesi, Fabio Felline, Jacopo Mosca e Matteo Sobrero. È un'emozione grande, siamo stati benissimo, la fortuna di trovare poi una giornata bella, un clima festoso. Io spero sempre in questa attività perché concilia lo sport con le persone e siamo tutti più contenti. È da tanto che aspettavo come la Tirreno Adriatica, li seguo i ciclisti, è di nuovo un'altra emozione, si sente dalla voce che sono emozionato. Una bellissima festa, ecco, al di là di tutto, però è spettacolare. Siamo qui a 200 metri da casa. È bellissimo, è una festa meravigliosa, speriamo che presto ritornerà, non l'avevo mai vista una cosa così bella.